Carnevale degli Ascolani non è un semplice momento ludico, ma la rievocazione ironica di tutti gli eventi che hanno colpito l'attenzione dei suoi abitanti. E tra questi non poteva mancare la celeberrima corsa di uno dei concittadini più famosi. Carletto Mazzone, pur essendo noto per la sua romanità, ha vissuto quasi tutta la vita ad Ascoli. Era venuto qui per giocare a calcio e sarebbe dovuto rimanere solo un anno per farsi le ossa. Purtroppo però le ossa gliele fece qualcun altro. A me non è un fatto solo professionale, è un fatto morale. Io sono legato a questa città, è inutile che sto sempre a ridire tutta la mia storia. Infortunatosi gravemente nel derby contro la San Benedettese, fu costretto a smettere. Nel frattempo però ad Ascoli aveva trovato l'amore e l'opportunità di diventare allenatore. Siamo a Piazza Arringo in Ascoli Piceno. Mio nonno, Carletto Mazzone, il 17 ottobre del 1960 arriva con il bus, perché un tempo qui questa piazza era una strada, si passava con le macchine. Appena scende con le valigie e quant'altro, un po' spaventato, si guarda intorno, però si sente subito a casa e dice: oh mazza, mi sembra Roma, vediamo un po' come va. E alla fine è andata pure fin troppo bene. Ma quello che per tutti noi era Carletto Mazzone, l'istrionico allenatore, l'uomo passionale, per te chi era? Chi era nonno Carlo? Beh, era un nonno fondamentalmente, io l'ho sempre vissuto come un nonno, perché tra l'altro quando lui ha smesso di allenare nel 2006 ero molto piccola, avevo 5 anni, quindi non ricordo assolutamente nulla della sua carriera, non l'ho proprio vissuta. Ascoli, Ascoli, il calcio all'università. Mazzone, è fatta? Sì, è fatta e anche meritata. Mazzone, pur avendo il record di panchina in Serie A, non ha vinto né una coppa né uno scudetto, ma è entrato di diritto nella Hall of Fame del calcio italiano. Il suo modo di essere è stato di ispirazione per tantissimi suoi calciatori. L'unica cosa che mi ha sempre creato un po' un divario da questa figura sono le altre persone che si presentano a me con il telefono e con il video della fatidica corsa di Carletto Mazzone e mi dicono: questo è tuo nonno. No, non è mio nonno. L'hanno chiamato in casa i miei genitori, che purtroppo sono morti. Questa è una cosa vergognosa. Sono razzisti al 100%. È bene ricordare che tutto fu scatenato da un insulto a Iole. Sua mamma, Iole, è morta l'8 agosto, giorno in cui io poi sono nata. E quindi c'è tutto questo bellissimo rapporto, forse, di queste vite che si ripetono e che ritornano. E insomma, è anche bello crederlo a volte. Mio nonno si chiama Carlo, ma tutti lo chiamano Carletto ed è una cosa abbastanza strana perché è alto 1,90 m. I miei amici, gli amici dei miei amici, i loro genitori, ma anche gli sconosciuti lo guardavano al mio stesso modo. Lo guardavano come un padre. Ho forse anche avuto sempre la curiosità di capire come mai tutte le persone lo ammirassero così tanto. Siamo riusciti a creare questo docufilm su mio nonno, io collaboro alla sceneggiatura e racconta proprio la sua storia. Credo un po' nella predestinazione, no? Penso che se lui non fosse mai venuto ad Ascoli, non avrebbe ottenuto poi tutto quello che è riuscito ad avere nella vita e nella sua carriera.